Servono tante perline per questa creazione. So già che ti piacerà un sacco. Prendo la pistola per colla, verso la colla sulle perline. Mi assicuro che tutta la forma sia ricoperta. Nessuno vuole un cuore spezzato. E quest'anello è stupendo. Sì, è proprio bello. Ma io ho una penna 3D. Disegno il contorno di un fiore. Ora posso riempirlo, iniziando dai petali. Per adesso lascio vuota la parte centrale e cambio colore. Uso il giallo per il centro del fiore. Imprimo l'anello sul fiore e voilà! Wow, e solo guardarlo mi rende felice! Tutti amano i fiori! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video! Oh, è vero, stavo guardando questo video, me ne ero dimenticato. Stava facendo uno stampo sul suo viso, mi sembra, vediamo. Ok, si è asciugato. Per favore toglilo adesso. Posso di nuovo sbattere le ciglia, sì. Lo stampo è pronto, fammi versare la resina epossidica. Ho scelto il rosso perché a me piace. Guarda come si riempie lo stampo. Adesso deve asciugarsi. E fatto, fammi tirare fuori la resina. Wow, è venuto davvero fantastico. Lo aggiungerò a questa collezione, perché qui ci sta proprio bene. Ehi, Cheryl, ti somiglia moltissimo! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video! Ok, classe, è l'ora del test. Spero che abbiate studiato. Ok, facciamolo. Questa è facile. È proprio un nerd. Non ho bisogno di studiare io. Ho tutte le risposte proprio qui. Prenderò il massimo. Sono troppo intelligente. Questa non la sapevo. Che sta facendo Emily? Oh, non ci credo! Ehi, da questa parte! Cosa c'è, Matthew? Emily sta copiando! È vero? Cosa? Non mi permetterei mai. Guardi. Cosa? Aspetta, ho visto il telefono. Non vedo niente. Sei pessimo. Posso finire il mio test adesso? Sono sempre un passo avanti. La prossima volta andrà meglio, Matthew. Sono troppo furba. Ma... Non parlate. Rimanga tra noi, ok? A me gli occhi, ragazze. Basta chiacchierare. E ammirate i gioielli sulla mia corona. Wow, come brillano. Disegnatela. Ecco il pennarello che fa per me. Disegnare una corona è facilissimo, un gioco da ragazzi. Ah, tu dici? Adesso ti mostro io come stanno le cose. Tutto sta nei dettagli più piccoli. Adesso possiamo anche disegnare i gioielli. Rosso rubino, tocca a te. Ci vuole anche un tocco di realismo qui. Per fortuna ho sempre con me i miei rubini. Fantastico! Adesso facciamoli un po' più vivaci. Con un po' d'oro, ovviamente. Tutto studiato nei minimi particolari. Siamo pronte? Prima tu. Detto e fatto. Che ne pensa? È così bella che vorrei indossarla. Come ci sei riuscita? Favolosa! Vediamo la tua adesso, Ashley. Eccola qui. Ah, potevi fare di meglio. Ma questo ti sarà d'aiuto. Non è tanto il mio stile. Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video. Oh, già, la chiave. Ma dove l'ho messa? Certo, sarà nello zaino. Deve pure essere da qualche parte. No, dai, sul serio? Non la trovo. Ma ho un'idea. Mi ci tuffo dentro. Vediamo allora. Patatine. Libri. Devo andare più a fondo. Eccola, l'ho trovata. Che faticazza, accidenti. Adesso ci siamo. Ok, adesso posso aprirlo. Aspetta un attimo. Ho un'idea migliore. Ho la mia penna 3D e un cuoricino che ho disegnato. Basta seguire il disegno.
posso riempirlo così. Questa è la mia parte preferita dei disegni 3D. Adoro fare queste linee così lunghe. Ok, il cuore è fatto. Adesso mi basterà attaccarlo ad un portachiavi in questo modo. E fatto il finito. Carinissimo. Adesso non perderò più le chiavi. Era quello che ci voleva. Che balletto divertente. Oh, chi sarà? Vado io. Ah, ma ci stavamo scatenando. È arrivato un pacco. Sì, sono le mie Crocs. Sono bellissime, le adoro. Wow, che invidia. Le mie sono così infuse. Ma forse posso migliorarle, sì. Disegno un fiorellino e prendo la mia fidata penna 3D. Due petali fatti, adesso gli altri. Traccio le linee avanti e indietro. E voilà! Adesso con il giallo colore di sotto. Oh, è venuto davvero carino. Adesso facciamo una fragola, sì. Tracciamo tutto il contorno. Così. Poi usiamo il verde. E naturalmente il resto sarà rosso. Verrà proprio bellissima. E adesso una stellina. In questo caso non mi serve neanche un modello. La disegno a mano libera così. Il giallo renderà tutto luminoso e scintillante. Ed eccoci! Il momento delle scarpe. La stellina la mettiamo qui. E qui le altre decorazioni. Ah sì, così va molto meglio. Proviamole. Oh, ma che meraviglia! Le adoro! Proprio un gran bel lavoro, Katie. Tieni, ti regalo il fiore. Oh, grazie! Vuoi vedere qualcosa di fantastico? Guarda che cos'altro ho qui! Queste le metto sopra le scarpe, così avranno un nuovo look. Ho usato la penna 3D per fare anche questo. Sono stupendi! Ehi, ma noi stavamo ballando! E adesso abbiamo anche le scarpe nuove. Quasi finito di lavare il piatto. Un'altra tazza, signorina. Lava anche questa. Va bene, questa è basta. No, ma come fa a sporcarsi così una tazza? Ma che... la mano! Oh no! Oh, si è rotta! Meno male, è ancora intera. Oh no! La mamma mi ucciderà! Accidenti! Ma forse posso aggiustarlo! Niente colla, e qui la mia adorata penna 3D. Basta riempire la tinta in questo modo. Con lo stesso colore, così il danno sarà invisibile. Poi via lungo tutto il manico. Lungo il bordo così, non ci vorrà molto. Fatto da questo lato, procediamo. Dedichiamoci alla parte sopra e sotto del manico, d'altronde la parte più importante della tazza. Bisogna fare bene questo lavoro. Ecco qui. Ciao, tieni del succo. Ma guarda, hai decorato il manico. È successo per caso qualcosa? No. Beh, adesso è più saldo in effetti. Grazie per il succo. Meno male, ha funzionato. Scusa, ti sposti? Devo aprire la chiavetta. Chissà che sta facendo ferma impalata qui. Accidenti, la campanella. Oh no, si è incastrata la gonna. Oh, si è proprio bloccata qui dentro. Mi sentono stati... Oh no. Meglio non provarci neanche, finirebbe in un disastro. Guarda che buco, accidenti. Ma un attimo, ho la penna 3D. Meno male che la porto sempre con me. Basterà tracciare un bel disegnino intorno allo strappo così. E poi riempirlo. Devo stare attenta a riempire tutto. Ok, il prossimo colore adesso. Riempiamo anche questa parte così. Ecco, il buco non c'è più. E aggiungiamo dei dettagli. Orecchi, occhietti, naso e bocca naturalmente.
Oh, che bambina carina. Prima c'era uno strappo e adesso c'è un musetto adorabile. Il lupo aveva grandi zanne, ma anche un cuore d'oro. E quando la principessa lo accarezzò, lui si accovacciò ai suoi piedi. E da quel giorno diventarono grandi amici. Oh, si è addormentata. Le rimbocco le coperte allora. Adesso esco in punta dei piedi. Oh no, non ci voleva. Ti prego, non ti svegliare. Torna in casa. Però cavolo, mi hai rotto la bambola. Quando lo scoprirà andrà su tutte le furie. E adesso che faccio? Ci sono! Vieni qui, bambolina. Ti rimettiamo in sesto. Non deludermi, penna 3D. Conto su di te, eh? Disegniamo delle scaglie come quelle dei pesci, così. Sarà una perfetta coda da sirena. Adesso le pinne. E con il giallo facciamo qualche dettaglio. Ma useremo tantissimi altri colori. Molto bene. Qualche tocco finale adesso. Un altro po' di giallo qui su. Missione compiuta! Ed è venuta proprio carina. Quando la vedrà sarà al settimo cielo. Devo dire che me la sono cavata alla grande. Lascerò qui la bambolina così la vede subito. Sogni d'oro. Il lupo vuole il gelato. Ah, che meraviglia! Adoro i popcorn. Dov'è finito? Dov'è? Forse sotto i cuscini. Ma che stai facendo? Smettila di tirarmi in faccia i cuscini. Forse sotto le tue gambe? Niente da fare, ho visto dappertutto. Ma che stai cercando? Ho perso un orecchino, non riesco a trovarlo. Questa fogliolina gli somiglia. Dammi un secondo, allora risolvo io il tuo problema. La penna 3D ci verrà in soccorso. Che bello il verde. Adesso l'altro lato. È divertente ricalcare una vera foglia. Adesso la togliamo. È venuta davvero realistica. Incolliamo un gancino così. Perfetto. Pronti per essere indossati. Guarda cosa ho fatto per te. Sì, sono bellissimi. Come mi stanno? Che ne pensi? Oh sì. Oddio, sono stupendi. Sembrano vere foglie. Grazie. Adesso non dovrai più mettere casa sotto sopra. Ehi, ti piace il mio nuovo giacchetto? L'ho preso scontatissimo al 50%, affarone, non ti pare? Sì, certo, è carino, ok. Ma dai un'occhiata al mio giacchetto. E che ne dici della mia nuova custodia? I lustrini sono fuori moda, vanno i poppet. Sara, guarda questo quaderno, l'ho decorato con gli adesivi. Ci sono cuoricini, stelline e un gelatino. Lo adoro. Oh cavolo, il mio quaderno è così noioso. Non posso farmi battere così. Deve esserci qualcosa che posso fare. Eh? Ho questi pennarelli. Ci sono, so cosa fare. Ho i pennarelli e un taglierino. Taglio via la punta così. Con qualche taglietto in più sembrerà un cuoricino. È venuto proprio carino e perfetto. Adesso prendo il quaderno e ci stampo sopra un bel cuore. Perché limitarsi ai cuoricini? Adesso ci sono anche bellissime stelline. Visto? Anche il mio quaderno è decorato e senza adesivi. Wow! Non posso credere ai miei occhi. Meno male, ancora lì. Ero così preoccupata. Spero che a Matthew piaccia. Se lo merita. È così bello. Voglio dire, guardatelo. Oh, devo incartarlo. Voglio che sia perfetto. Che carta uso? Questa è bella, proprio come lui. Dovrò tagliarla. Aspetta, queste non sono forbici. Sono sicura di averne un paio nello zaino. Dove sono? Oh no! Aspetta. Andiamo. Saranno qui? No,
Come faccio? Dovrò strapparla. Basta fare piano. Ok, posso farcela. Così, pianino. Ah, niente da fare, che disastro. Ah? Cosa c'è lì? Forse posso usarle. Sì, credo che funzionerà. Snip snip. Tengo le squadre in questo modo e le muovo come fossero forbici. Fin qui tutto bene. Funziona. Wow, è incredibile. Sono quasi alla fine. Adesso posso incartare il regalo. La faccio aderire bene e poi piego agli angoli un bel fiocco e ci siamo. Adesso devo soltanto trovare Matthew. Eccolo. Aspetta, 2 più 2 fa 4. Ogni giorno si impara qualcosa. Matthew, buon compleanno. Wow, grazie Emily, che emozione. Non ci credo. Ho sempre desiderato questo set, come lo sapevi? Sono felice, ti piaccia. Che tu sia ricco o povero, una penna 3D accontenta tutti. Chissà come fa la gente a non bere sempre limonate appena spremute. Che noia! Magari esco un po'. Ma devo mettermi le scarpe. Bene, allora. Yuhuu! Sì, Ava? Portami le scarpe. E in fretta. Ho scelto le tue scarpe più belle. No! Oh, ok. Ah. Rosso fuoco? No. Sandali? Forse le sneakers? No! Sulle scarpe sono incontentabile. Tutto il resto è già perfetto così. Ava, questo è l'ultimo paio che ho. Ma su, non sta mica piovendo. La prego, non mi licenzi. Va via e basta, su. Devo trovare una soluzione. Forse posso crearle io? Oh cielo, sto impazzendo. Forse le piaceranno queste? È la mia ultima chance. A meno che... quel vaso forse... Ho trovato! Usiamo una penna 3D per riempire gli spazi. Continuiamo fino a quando completiamo la forma che vogliamo. La prima suola è pronta! Adesso prendiamo una ciotolina di carta e la tagliamo a metà. Con la penna la incolliamo alla suola. Queste strisce la terranno a posto. Continuiamo! E una volta fatto tutto, rimuoviamo la parte di carta così. Usiamo un nastrino per unire tutte le strisce. Un bel fiocchetto e voilà! Carinissime! Ava le adorerà! Oh Ava! Ho trovato un paio perfetto per lei, vede? Seriamente? Serissimo! Sul serio? Oddio, fa sì che le piacciono! Ne va del mio lavoro! Sicuro? Mi gioco la vita in questo momento! Prenditi un calmante, le indosserò! Oh. In effetti sono proprio carine, sì! Speriamo siano della mia misura! Belle! E poi sono davvero uniche! Le sfoggio subito su Instagram! Ma che disordine! Mica penserà che pulisca io! Oh, si gela qui! Mi sono addormentata sul divano! Oh, buongiorno, Nodi! Ecco il pettine! E un sacco di altra robaccia! Che schifo! Tutto coperto di ragnatele! Meglio di niente, immagino. Non è più come una volta questo coso. E ho dei nodi impossibili. Au! Questo è il peggiore. Non si può così. Dai, togliti! Questo era attaccato alla mia testa. Ridotto così e fa tutti questi danni, davvero.
Pazienza. Dovrò tirar fuori gli artigli. Oppure no. C'è qualcosa di utile qui in giro? Forse quella spatola? Ma certo! Usiamo la penna 3D per fare dei denti. Ci vorrà un po', ma il risultato varrà tanta fatica. Puoi fare i denti lunghi o corti come ti pare. Continuiamo fino a coprire tutta la spazzola. Diamo una spuntatina adesso. Ecco, mi sono costruita una spazzola. Adesso i miei nodi non hanno speranze. Avrò i capelli lisci e perfetti e non ho speso un soldo. Visto che bei capelli che ho adesso! La creatività è stupenda, anche se è faticosa. Spero di essere pronta per il compito. Che sta succedendo laggiù? Togliete quelle teste! Stasera si fa festa! Una festa! La migliore! Ci sto! La miglior festa di sempre! Ed io ho il vestito giusto! Si va alla festa, sì! Che unghie però, non posso presentarmi così! La manicure costa troppo! Quanto a lungo potrò nasconderle? La penna 3D! Vuoi belle unghie? Prima stendiamo della carta da forno. Definiamo prima le cuticole e tracciamo il contorno dell'unghia. Poi spostiamo la carta di lato. E finiamo di disegnare l'unghia. Riempiamo tutto con la penna. Il rosso funziona sempre. Finora niente male. Cerchiamo di curvarla un po' per dare la forma giusta. Poi rimuoviamo la carta e dovrebbe calzarti a pennello. Tadam! Splendente! Come farei senza questa? A chi serve una costosa manicure quando puoi fare tutto da te? Ehi! Hai delle unghie favolose! Grazie! Questa sì che è una botta di autostima! Sono pronta! Ciao, Ava! Oggi sei davvero splendida! Ma quello è o... No! C'è David! No, i capelli! Dovevo fare colpo su di lui! Ah, stupidi capelli lunghi! Così va meglio! Non ha neanche fatto caso a me! Ava prende tutte le attenzioni! Sul serio? Proviamoci di nuovo! Va tutto bene? Oh, un buco! Ho perso tutto! Accidenti! Questo giorno va di bene in meglio! Ciao, David! Oh! Guarda gli orecchini di Annie! Ehi! Dici a me? Scusami? Dove vai? Ah! Davvero ti piacciono? Sono unici nel loro genere! Mandami un direct su Instagram. Annie pensa di passarla liscia? I suoi orecchini sono carini, in effetti. Mi piacciono i tuoi orecchini. Ti aiuto a farli se vuoi. Tracciamo una foglia con la penna 3D. Poi la coloriamo. Sembra proprio vera, vero? Quando è asciutta, attacchiamola ad una catenina. Poi aggiungiamo un'altra foglia. Possiamo farla in tinta. Carine! Annie, grazie. Sembrano anche costosi. Guarda questo gomitolo come aggrovigliato. Wow! Guarda, nonna! Oh no, il gomitolo! Che disastro! Oh, accidenti! Oh, no, 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 no! Il mio capolavoro è distrutto! Nonna, tu e il tuo gomitolo! Però forse... Il gomitolo, certo!
Dopotutto è già finito nel quadro. So cosa fare. Ok, la tela è tutta coperta di pittura nera. E ho dipinto di giallo il gomitolo. Col gomitolo faccio dei drappeggi su tutta la tela ancora un po'. Ecco fatto, l'ho messo dappertutto. Adesso tengo ferme con lo scotch le estremità del gomitolo e adesso solleviamo la tela. Visto? I fili vengono via e guarda! Hai creato un vero capolavoro! Bello di nonna, sei un grande artista! È il quadro più bello che ho mai fatto! Pensi di poter fare qualcosa di figo con una penna normale? Allora non hai mai usato una penna 3D? Sì, puoi farci delle cose incredibili! Puoi creare praticamente qualsiasi cosa! Ci vuole solo un po' di creatività e una buona dose di pazienza! E dopo è tutto in discesa! Va bene, gente, io mi tuffo! Perfetto! Liam, la merenda è pronta! So che le arance sono le tue preferite! No, non prima di esserti lavato le mani! Conosci le regole? Sono pulite, ok? Ehi! Mani, bagno! Va bene, ma è ridicolo! Ma se vuole le mani pulite, allora va bene! Sto usando un sacco di sapone, mamma! Oh! Questo coso è così scivoloso! Ehi! Non riesco a tenerlo in mano! Ah, lascia perdere! Tutte pulite, vedi? Ho così tanta fame! Oh, sta fermo lì! Devo fare pipì! Wow! Oh no! Oh, Liam! Oh, che cosa avrò combinato adesso? Sono quasi caduta per terra! Il sapone! Ma cosa ci fa per terra? Gli saranno cresciute le gambe o qualcosa di simile? Dai, rimani fermo! Aspetta un attimo! Penso di avere un'idea! Una penna 3D può aiutarti a tenere il sapone fermo. Vedi tutte queste linee? Fanno sì che il sapone non si muova. Disegnale direttamente sul sapone e verrà perfetto. Ma non abbiamo ancora finito. Usa la penna per tracciare questo disegno. Abbiamo scelto un unicorno. Usa diversi colori per renderlo più dinamico. Con il gel colorato fai avanti e indietro. E voilà! Un unicorno! Dai un'occhiata a questo adorabile portasapone. Mettilo dentro, su! Ci sta benissimo! Ben fatto! Ti tengo d'occhio! Che bella dormita! Adesso un po' di musica mi aiuterà! Ci sei? Ehi, amo questa canzone! Mi fa venire voglia di ballare! E sono vestito! Woohoo! Sono pronto per affrontare la giornata! È così che si fa! Le scarpe, per favore! Oh sì! Non fare caso a come cammino, mi diverto! Ah, che odore! È la natura! Ehi, è Liam! Che si dice? Ah, va, ciao! Aspetta! No, Liam, no! Perché si agita tanto? Liam, fermati! La banana! Non l'ha proprio vista! Oh no! Va tutto bene, niente può rallentarmi. Ripensandoci! Oh! Accidenti! Le mie cuffie! Non potrò più ascoltare la mia musica! E adesso come farò? Queste hanno bassi terribili, non vanno bene! A meno che non riesca a crearne di nuove! E tutto ciò di cui ho bisogno è questa penna 3D. Adesso devo riempire questa forma, così, riga per riga. Poi posizionerò questo pezzo.
Userò la penna per tenere tutto insieme. E una volta che è asciutto, attaccherò tutte le parti insieme. Metterò questo pezzo proprio qui. Ta-da! Ecco, ci sta benissimo! Liam, stai bene? Oh sì, guarda che cosa ho io! Ora si balla, vedi? A dopo! Aspetta, papà, mi serve una cosa! Oh, non se n'è nemmeno accorta! Perso qualcosa? Grazie! Andiamo! Ah, non le trovo da nessuna parte! No, non sono qui dentro! Che cosa? Le mie chiavi! Le hai perse di nuovo! Andiamo a vedere su! No! Hai guardato qui sotto? Diamo un'occhiata sotto il divano! Ci sono? No! Riflettiamo! Io non le ho, vero? Oh, che puzza! Ah, disgustoso! Non so proprio dove guardare! Aspetta! E non perderle più, signorina! Goodbye! Divertiti! Aspetta! Ma ho preso le chiavi! Non riesco a vedere niente qui dentro! Oh, sul comodino! Accidenti! Papà! E fammi entrare! Questa storia ha preso una piega interessante! Oh, non mi apre! Rimarrò bloccata per sempre qui! Nessuno porta mai fuori questa spazzatura! Ava? Ho dimenticato le chiavi! Di nuovo? Accidenti! Quella è tutta roba tua! Ehi! Ho avuto un'idea! Posso usare uno dei tuoi pezzi del puzzle, così non ti perdi più le chiavi. Una volta che il pezzo è tutto coperto, ci metterò sopra la prima lettera del tuo nome. Fatto! Adesso non te la perderai più. Ecco qui. Ehi, c'è una A sul pezzo! Grazie, papà! Oh, papà ne ha fatto uno anche per lui! Non sono carini insieme? Ho il migliore papà di sempre! Funziona come un incantesimo! Va bene, ragazzi, io vado! Fai la brava con papà, ok? Non distogliere gli occhi da lei! Ci vediamo a cena! Ciao, ciao! Oh, io mi annoio! Papà, giochi con me? Cosa dovrei fare con questo? Oh! Pesa tipo... Accidenti! Pesa tipo 1000 chili! Deve esserci qualcosa che posso fare qui dentro! Wow! Guarda i vestiti della mamma! Questo è il mio preferito! Non può essere! Guarda tutta questa roba da grandi! Accipicchiolina! È come un vero tesoro! Chissà se questo mi andrà bene! Figo! Finalmente ho fatto! Ava! Cosa diavolo stai facendo? Ti piace tutta roba di mamma? Ricorda, non si toccano le mie cose! Oh no, la cosa è grave! Ma so io come risolvere questo problema! Creerò per Ava dei gioielli unici! E saranno degni di una principessa! Questa forma a corona renderà l'anello perfetto! E posso creare anche altre forme, come una bella stella! E posso usare anche diversi colori! E quale bambina non ama i cuori? Il rosso è una scelta ovvia per questo! Quasi finito! Non è adorabile? E metterò anche un punto al centro! È qui che attaccherò l'anello! Vedi? Adesso ne ha tantissimi! E sono tutti tuoi!
Non sono favolosi? Grazie, papà! E tu puoi mettere questo. Il potere della creatività, eh? Gli AirPod sono piuttosto fighi, ma la custodia è per lo più noiosa. Con la penna 3D possiamo renderla molto più divertente. Comincia creando delle linee verticali sulla custodia. Devono essere tutte attaccate, devi farlo lungo tutta la custodia. Ricordati di fare anche il sotto e non dimenticare la parte inferiore evitando la presa. Una volta fatto, cambia colore e disegna un cerchio sul coperchio. Usa la penna 3D per attaccare i triangoli alla parte superiore e aggiungi dei fiori. Disegna le ciglia ed ecco una custodia unicorno per i tuoi AirPod. Guarda qui! È carinissimo! Sì, lo so. La mia custodia è così semplice. La 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 la. Oh, che lavoraccio! Non ci posso credere! È una scoperta straordinaria! Devo fare piano. Questo è un perfetto esempio di ceramica romana! Sarò famoso! Devo tenerlo in un posto sicuro. Questo scaffale andrà bene. È così bella! È ora di pulire! C'è polvere dappertutto! Ah? Che ci fa questa tazza qui? È così vecchia e sporca! Ma so come risolvere il problema! Capovolgi la tazza, prendi della stagnola e arrotolala per farne una pallina. Applica una piccola quantità di colla sulla palla, quindi attaccala alla base della tazza così. Poi aggiungi altre 3 palline. Forma altre palle in questo modo e attaccale al lato della tazza. Adesso ricopri la stagnola con della colla colorata, assicurati di non mancare alcun punto. Copri anche la tazza, iniziando dal bordo e scorrendo verso il basso. Quando si solidifica avrai qualcosa che somiglia a questo. Aggiungi una faccina sorridente e voilà! Va molto meglio! Hai visto il mio capolavoro? Era una tazzina, sembrava davvero vecchia. L'ho sistemata adesso, vedi? Stai scherzando, vero? Il lavoro di una vita rovinato. Non ti piace? La mia più grande creazione! Ciao, mi piace quello che hai fatto con questo posto. E ho qualcosa di speciale per te. Ah, una penna. Non è una penna normale. Ho già una penna laser. Giusto. E che ne pensi di questa? Sembra un rossetto, ma guarda! Impressionante, eh? Amico, l'ho comprata l'anno scorso. Ok, cliente difficile, fammi pensare. Oh, lo so! Puoi sbrigarti, per favore? Puoi vedere tutto con questi? Sul serio? Guarda, non posso usarli? Come farò? Lo so, ecco qui. Metti gli occhiali rotti su una superficie piana. Usa la penna 3D per unire le parti rotte così. Continua ad applicare la colla su tutta la montatura. Ripeti l'operazione sulla parte superiore così e una volta fatto attacca la stanghetta. Passaci sopra la penna 3D. Fallo su tutta la stanghetta. Non si direbbe che fossero rotti. Li ho sistemati, sono eleganti, eh? Oh, fammi provare. Insomma, che ne pensi? Ah! Puoi tenerli? Sì, beh, ho capito. Ed è per questo che ti amo. Ci stai mettendo una vita, sono affamata. Oh, possiamo mangiare? Sì! Sofisticato. Ecco qui, così romantico. Penso che tu però abbia dimenticato qualcosa. Ah, non ci servono i cucchiai. Ok. Gustoso! Fa veramente schifo, ma è comunque carino. Non mangi? No, va bene così. Ma io volevo che fosse perfetto. Fammi dare un'occhiata alla borsa. Un uovo? Come ci è arrivato qui? È una penna 3D. Aspetta, ho un'idea. Prendi un uovo e usa una penna 3D per disegnarci intorno. Crea una spirale sul lato dell'uovo proprio come questa. Quindi comincia a disegnare delle linee lungo la spirale. Comincia a riempirla. Una volta fatto, rimuovi la plastica dall'uovo e attaccaci una maniglia. Così, adesso hai un cucchiaio. Usa una penna 3D per aggiungere alcuni dettagli. Faremo una zampetta. Aggiungi più dettagli attorno al cucchiaio.
disegna una faccina all'interno del cucchiaio alla fine. Vedi? Ehi, Essie, ti ho fatto questo! Per me! Ah, l'adoro! Buonissimo! Wow, prova a masticare il cibo! Questo è il giorno più bello di sempre! Non andremo mai al ristorante! Ma per me sei fantastica! È ora di mangiare qualcosa? Oh, lei è la ragazza dei miei sogni! Ogni poliziotto ama le ciambelle! Devo stare comoda! Ah, sono in paradiso! Sembrano buone! Ah! Non adesso! Perché è così rumoroso? Pronto? Se solo potessi tenerla tra le mie braccia! Le mie ciambelle, non posso mangiarle adesso! Vorrei che ci fosse qualcosa da poter fare. Pensa, come posso impressionarla? Oh! Penso di aver trovato! Ah! Usa la penna 3D per disegnare un cerchio in questo modo. Continua creando una spirale più grossa mentre allarghi il cerchio. Una volta che è delle dimensioni giuste, usa la penna per creare profondità così. Basta andare sopra la spirale creando più strati di plastica. Fatti strada verso il centro. Alla fine somiglierà a questa, una mini ciambella. Cambia colore e aggiungi un po' di glassa. Mi sta venendo un sacco fame. È proprio carina. Aggiungiamo gli sprinkles e una catenina ed ecco il regalo ideale. Oh, spero le piaccia. Sto arrivando, amore mio. Ehi, psst. Che vuoi? Vieni qui. È meglio che non sia una trappola. Ho qualcosa per te. Ehi! È bellissima! L'adoro, sei così dolce! Sì! Ehi, tu! Ehi! Scusa! Ehi! Oh no, adesso come farò? Lo so, posso usare questa penna 3D! Sarà facile! Traccerò delle linee sul buco. Questo creerà una struttura di base. Poi andrò da un lato all'altro, creando un reticolato in questo modo. Questo lo renderà più sicuro. Adesso lo devo riempire tutto. Traccerò delle linee ravvicinate. Ecco, dovrebbe andare così. E adesso sì, posso finalmente usare il water. Che sta facendo lì dentro? Finalmente! Devono essere disperate! Ehi! Ciao, Brian! Ehi, ho qualcosa per te! Sul serio, questo è per me? Come si apre? Aspetta! No! Mio eroe! Ci è mancato poco! Ho un'idea! Per proteggere l'iPhone, tutto ciò che ti serve è una pistola a caldo. Comincia ad applicare uno strato di colla attorno al bordo. Fai attenzione, evita la fotocamera, eh? Lascia cadere la colla lungo il lato del telefono. Vogliamo assicurarci che sia sicuro. Riempi anche il resto del telefono. Lo strato di colla deve essere bello spesso. Una volta che si è coperto, lascia che la colla si indurisca. Taglia la colla in eccesso e avrai una custodia unica. Che ne pensi? Wow, è fantastica! Grazie! Brian? Upsi! Questo ti piacerà da matti! Prendi un cerchio di plastilina e mettici sopra due stampi a forma di cuore. Premi delicatamente, rimuovi con cura la plastilina in eccesso. Poi metti da parte gli stampi. Riempi il cuore con della resina epossidica. Usa una siringa, così sarà più facile. Lascia asciugare la resina e poi mettici sopra un po' di glitter. E anche un altro cuoricino. Visto che bella collana? Wow, guarda che roba! Meraviglia! Un altro taglio e il mio bracciale è finito. Davvero carino. Oh, Jennifer è a casa. Ciao, Luna. Ciao! Ma un momento! Hai i piercing! Già, belli, vero? Volevo qualcosa di diverso. Voglio essere anch'io originale così. Facciamoci piercing insieme. Questa sì che è una bella idea. Andiamo. Ciao, ti ricordi di me?
Ho un'altra vittima, cioè cliente. Lei? Sul serio? Forse posso far sembrare cool anche lei. Mettiti qui. Ti piacerà, vedrai. Immagino di sì. Allora, pensavo di fare dei piercing qui. Ottimo. Al lavoro, allora. Non una chiacchierona, eh? Farà un po' male. Quello è il lago? Uno degli aghi. Non muoverti. Non muoverti, ho detto. No! Che imbarazzo. L'ago era enorme. Ma volevo tantissimo il piercing. Beh, ormai non possiamo farci niente. Oh, forse sì. Ho avuto un'idea. Ci serve solo un po' di colla per ciglia. E queste perline. Proviamoci. Metto un po' di colla sulla perlina. Poi la premo sulla tua pelle così. Facciamoci un piercing al naso. Wow, fantastico! Magari ci avessi pensato io. Ecco l'ultima. Wow, grazie! Tutto senza aghi e dolori. E stai benissimo. Amiche di piercing! La mamma si infurierà. Oh, che giornata. Wow, non così in fretta. Devo fare un controllo veloce. Interessanti queste scarpe. No, non puoi passare. Scherzi? Vedi il cartello? Niente scarpe. Oh, ok. Wow, quante Crocs. Come farò a riconoscere le mie? Qualcuno me le ruberà, lo so. No, non posso permettermelo. Deve esserci qualcosa che posso fare. Pop, pop, come mi diverto. Oh, ecco che cosa mi serve. Lo prendo io. Ehi! Oh, scusami. Tieni, in cambio. Oh, una bibita. Grazie. Non c'è di che, ne ho proprio bisogno. Devo personalizzarmi le scarpe. Prima taglio via le bollicine dal pop-it, così daranno colore. Le metto sopra le mie scarpe e uso la colla per farle aderire. Mescolo i colori per fare un look più vivace ed è quasi fatto. Wow, sandali personalizzati! Adesso le riconoscerò subito. Le altre sono tutte uguali. Ok, posso entrare adesso? Divertiti. Ora posso rilassarmi. Devo tornare a casa. Prendo le mie scarpe? Oh? Ma dove sono finite? Qualcuno le ha prese! Pop, 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 pop! Che belle scarpe! Però che odorino che hanno! Ciao! Pop, 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 pop! Oh, che tenerezza! Altro giorno, altri soldi! Aspetta! Hai qualcosa di fluo? Ecco! Ok, puoi entrare. Divertiti. Wow! Cosa c'è? Un party fluo, il tuo dov'è? No, dico, guarda il mio look, ti sembra che mi serva altro? Guarda il cartello. Fluo. Visto? Va bene. Facciamo festa! Cioè dovrei vestirmi in quel modo? Aspetta, da qui. Ehi, che stai facendo? Insomma, era la mia bibita. Userò un po' di plastica e la penna 3D. Lascio un po' di spazio tra ogni spirale. Continuo così per tutta la lunghezza del bicchiere. Questo rosa è così bello. Ancora un po'? Così dovrebbe bastare. Poi metto la mano nel bicchiere e faccio scivolare il bracciale sul polso. Ecco, un bel braccialetto. Il bicchiere non mi serve più. Alt! Vediamo la roba fluo. Tada! Va bene adesso? Vediamo, non saprei. Che ne dici, può andare? Allora? Avanti, fammi entrare. Va bene, mi piace. Puoi andare. Finalmente. Sì, ok, ma la mia bibita? Vado di fretta!
Ok. Non fare caso a me. Ma che fai? Non ho tempo di spiegartelo. Ehi, rallenta. Che succede? Come mai così tanta fretta? Ho un appuntamento con Chris. Guardalo quanto è carino. Se lo dici tu, dovevo immaginarlo. Devo prepararmi e devo essere bellissima. Anzi, perfetta. Rilassati, andrà tutto bene. Ok, credo di essere pronta. Mi serve una collana. Oh, non male. Questa mi sta sempre bene. Ah, non riesco a chiuderla. Non mi entra più. Luna, mi aiuti, per favore? Ok, da qua. Ecco qui. Oh! No! No! La mia collana! Oh, che disastro! E adesso come faccio? Mi dispiace, forse posso rimediare. Deve esserci qualcosa che posso fare. Ci sono, userò questa penna 3D. Posso usarla per disegnare su questo busto. Disegno piccole spirali con la penna tutte intorno al collo del busto. Ancora altre spirali, continuo così. Ecco, credo che basti. Un bellissimo choker. Jennifer, guarda che cosa ho qui. Cosa? Oh, l'hai fatta tu. Sì, per te. Wow, grazie. La adoro, mi sta benissimo. Wow. Sì, ma devi sbrigarti, su. Divertiti. Buongiorno, ragazzi. Wow. No. Ah, che botto. Forse nessuno se n'è accorto. Tutti i fogli del test, perché? Questo è davvero imbarazzante. Guarda, è un disastro. È un mondo così crudele. Oh, posso usare questi fermacarte. Sono proprio ciò che mi serve. Li aggancerò sui fogli, poi scriverò sui fermacarte. In questo modo posso catalogarli meglio. Vorrei averci pensato prima. Guardali, sono magnifici. Facciamo un test. Chi ride adesso, eh? Ehi, fai attenzione! Ecco a te, Madison. Ops! Ma posso rimediare con questo meraviglioso fermacarte. Lo attaccherò sul lato del banco. Me ne servono ancora un po'. Quindi farò scorrere le penne tra i fermacarte. Ecco qui! Wow, sono impressionato! È figo! Prendi pure, Leo. Grazie. Ragazze, guardate questo rossetto. Accidenti, sei così fortunata. Lo so, è il migliore. Le mie labbra saranno così belle. Ragazze, dove siete? Sul serio? Respira e basta. Ops, quel colore le sta bene. Bel tentativo. Conosci le regole, niente make-up. Non possiamo parlarne? Immagino sia un no. Fammi vedere come sto. Oh no! Non sono più truccata, ma sono sempre preparata. Tengo una scorta segreta per le emergenze. Questo lo prendo io. Niente make-up. Non è giusto, che strazio. Qual è il punto se non posso essere favolosa? La vita è così vuota senza il make-up. Aspetta, so cosa fare. Posso usare questo bianchetto. Sì, è quello che mi serve. Inizio svuotando il liquido. Lo svuoto in una ciotola. Posso usarlo più tardi. Ora pulirò la boccetta. Poi prenderò il mio lucida labbra preferito. Posso usare una pipetta per rimuoverlo. Così sarà molto più facile. Non voglio fare un pasticcio. Adesso lo metto dentro alla boccetta del bianchetto e lo riempio fino alla fine. Dovrebbe andare. Sostituirò il coperchio. Sono così intelligente. E le mie labbra sono bellissime.
Oh sì, è molto meglio. Quanto mi mancava. Ah? Che stai facendo? Wow, lo voglio. Prendi. Ok, ragazze, una alla volta. Grazie, Essie. Dammi, dammi. Sei la migliore. Wow. È un piacere fare affari con voi. Ok, ragazzi, fate attenzione. Questo sarà nel test. Sì. Così mi piaci, Madison. Ha detto qualcosa? Sono troppo concentrata sul gioco. Madison è così brava. Sì, me lo dicono spesso. Ora perderai. Ma è impossibile batterla, ma ci proverò. Allora, qualcuno può rispondere a questa domanda, ragazzi? Bella lezione, prof. Grazie, almeno credo. Non me l'aspettavo. Amo questo gioco. Andiamo, non posso lasciarla vincere. Qualcosa non va. Per fortuna sono venuto preparato. Sembro proprio io. È ancora distratto. Continua a giocare. Come pensavo. Aspetta, ho vinto! Wow! No, c'ero così vicina. Oh, mi verrà un livido. Oh, oh, ecco dove è andato il tasto. Devo aggiustare la tastiera e spegnere il gioco. Ma come? È così complicato. No, non funzionerà. Non male, però ho avuto un'idea. Userò la plastilina per creare un piccolo hamburger sul tasto. Ci aggiungo anche il formaggio e poi il pane. Lo metterò sulla tastiera. Perfetto, funziona! Ok, fa finta di niente. Oh, cosa... che è successo? Aspetta, il gioco era proprio lì. Gioco, sta bene. Stiamo facendo i compiti. Devo aver davvero sbattuto la testa. Scusate, ragazze, proseguite. Ci è cascato alla grande. Giochiamo. Luna ha le risposte. Meno male che so le risposte. Sono così felice che anche Luna sappia che sta facendo. Grazie a un piccolo aiuto, sì. Devo essere veloce. Non può essere, sta barando. Come subdola. Cherry, smettila! Ma sei così cattiva! Fa niente, farò un piccolo spuntino. Mi serve proprio. Cioccolato. È una barretta di cioccolato. Sembra così buona. Devo averla. Sono così affamata ed è così gustosa. Cheryl, potrei avere un pezzettino? Bene, bene, bene. No. Adesso basta, non ho paura di te. Ora sono cavoli, c'è solo una cosa da fare. Qualcuno ha aperto la finestra? Una barretta di cioccolato. Ancora. Come vuoi, prendi. Dammi le risposte. Altre? Bene. Contenta? È un piacere fare affari con te. Grazie, amica. Grazie. Io odio studiare, mi tornerà molto utile. Che sta succedendo qui? Sono così deluso. Datemi tutto. Oh. Andate in punizione entrambe. Non ci posso credere. Dilettanti. Ecco come si intrufola il cibo in classe. Delizioso, io amo questo lavoro. Sì. Riempi una siringa con della resina epossidica glitterata e iniettalo in uno stampo con diverse farfalle. Lascia che la resina epossidica si indurisca. Rimuovila dallo stampo. Prendi una catenina e aggancia delle ali. Ora hai dei bellissimi orecchini. Wow, che belli! Chi ha detto che gli orecchini devono essere costosi? Ciao, David! Vedi qualcosa che ti piace? C'è così tanto tra cui scegliere. Mi piace questa. Wow, sono così belli! Ma non credo di poter comprare niente. Io vado allora, ciao! Forse dovrei creare dei gioielli tutti miei. Ho tutto quello che mi serve qui dentro.
Diamo un'occhiata. Questo mi tornerà utile. Infilerò le perline nel filo. È più complicato di quanto avessi immaginato. Accidenti. Quasi. Andiamo. Ce l'ho fatta. Adesso lo legherò. Oh, proviamo di nuovo. Mi piace molto. È un po' piccolo. Forse posso infilarlo. Ok, non funzionerà. Devo allungarlo. No! Non di nuovo, che noia! Ora basta, stupido bracciale! Voglio solo qualcosa di carino da indossare, accidenti! Ah! Ah? Da dove vengono questi limoni? Guarda un po'! Ce ne sono così tanti! Mi è venuta un'idea! Se sei un fan della frutta e dei gioielli, allora l'adorerai! Taglia a fette un limone. Occhio alle dita! Disponi le fette di limone su una teglia e mettile in forno. Cuoci i limoni finché non si saranno essiccati, proprio come questi, ma non sono da mangiare. Poi riempi un contenitore di vetro liquido. Usa uno spiedino di legno per intingere il limone nel vetro liquido. Assicurati che il limone sia completamente ricoperto, poi aspetta che cada il liquido in eccesso. Metti un gancio per orecchini attraverso il foro praticato dallo spiedo e fai lo stesso con le altre fette. Oh, li adoro! Madre Natura sarebbe orgogliosa. E ora che ho guadagno un po' di soldi, il mio negozio è aperto. Cosa ne pensi? Li adoro, ne prendo un paio. Ecco qui. Ciao Ava, adoro i tuoi orecchini. Facciamo a cambio? Certo. Ecco qui. No, li volevo così tanto, sono così carini. Dovrei essere in uno spot pubblicitario per gli shampoo. Che bella nuotata. E ho trovato questa conchiglia. So io cosa fare. Sarà il regalo perfetto. Trasformiamo questa conchiglia in qualcosa di speciale, dipingendola con della vernice blu. Poi ricopriamola tutta. Lasciamo asciugare la vernice e avremo bisogno poi di quella dorata. Aggiungiamo una piccola striscia dorata attorno al bordo della conchiglia così. Adesso prendi un filo di metallo e usa delle pinze per piegarlo all'indietro. Vuoi creare un piccolo anello? Pratica un foro nella conchiglia e infila il filo. Aggiungi una perlina decorativa. Utilizza delle pinze per ripiegare il filo. Non vogliamo che la perlina cada. E adesso prendi un altro pezzo di filo e avvolgilo attorno alla conchiglia. Continua ad avvolgerlo finché non hai qualcosa di simile. Una volta fatto, premi sul filo nella parte posteriore della conchiglia. Aggiungi una catenina e voilà! Puoi sempre portare con te l'oceano. Ehi, posso sedermi qui? Come stai? Ehi! Oh, ciao! Ti ho notata e volevo darti questo. Davvero, per me! Ti starà benissimo, spero ti piaccia. È bellissima! Quindi speravo potessimo uscire più tardi. Forse possiamo prendere qualcosa da mangiare, sarebbe carino. Ma quella è la mia collana? Dove l'hai presa? Devo andare! I maschi! Ops, stavo andando da questa parte. Oh, è carino! Oh! Non farlo più! Ehi, fammi una foto! Ah, ok. Sì, fammi lavorare sulle mie pose. Certo, stai bene? Sono bellissimo! Oh! No! Ci è mancato poco. Aspetta. La mia collana mi ha dato un'idea. Mantieni il telefono al sicuro con questo pratico trucco. Comincia con un po' di filo. Poi avrai bisogno di una perlina decorativa come questa. Infilala nel filo.
Poi aggiungi una perlina di colore diverso. Alterna i colori e riempi il filo. Una volta fatto, fai un nodo e ammira il tuo nuovo braccialetto. Ma non tagliare il filo in eccesso. Dobbiamo fare un altro piccolo nodo in alto facendo un cappio nel filo. Metti il braccialetto da una parte, poi avrai bisogno della tua custodia del telefono. Posiziona il filo attraverso il foro sul lato della custodia, passa il braccialetto attraverso il passante. Assicurati che sia ben fissato. Ora inserisci il telefono nella custodia. Carino, alla moda e pratico. Figo, eh? Devo solo metterlo al polso e il mio telefono non cadrà più. Wow, ora puoi farmi una foto. Oh sì, così! È una bella foto! I gioielli? Attenti ragazzi, voglio che rispondiate a questa domanda, è bella tosta! Lo è davvero! Avrei dovuto studiare di più! Non ne so niente di niente! No, te lo puoi scordare! Ehi! Lasciami in pace! Oh no, la mia penna! Ehi Mickey, hai una penna in più? Eh? La mia è tutta mangiucchiata! Oh, aspetta! Ecco qui! Ok, al lavoro. So che avrò un brutto voto. Oh, è uno scherzo, vero? Cos'è stato? La mia penna! Strega! Come va? Puoi prestarmi una penna? Farei di tutto per te, Ashley. Due di fila? Perché continua a succedermi? Non ci credo. Sono più forte di quanto pensassi. Il tempo sta per scadere. Devo sbrigarmi. Queste non posso usarle più. Qualcuno può aiutarmi? Non ci pensare neanche. Aspetta, perché mi guardi così? Trovati un altro idiota. Non hanno tutti i torti. Mi scusi, avrebbe una penna? Nessun problema, Ashley, prendi pure questa. No, no, si fermi! Stop. Via le penne! Mi sono persa qualcosa? Va bene, sai, credo di aver perso tutte le penne. Ma prima l'aveva in mano. Non ho idea di che cosa tu stia parlando. Ok, mi accontenterò di questa. Oh, è tutto inutile. Non riesco più a guardarla. So cosa fare. Uso il serbatoio d'inchiostro della penna. Le farò una penna indistruttibile. Ho uno stampo per penna. Ci metto il serbatoio con l'inchiostro e lo decoro. Metto dei petali di fiori nello stampo. Verrà qualcosa di splendido. Ho qui una boccetta di glitter. La verso sulla resina epossidica e poi do una mescolata. Voglio assicurarmi che sia omogeneo. Sembra che vada bene. Verso la resina epossidica nello stampo e passo a ricoprire i fiori. Voglio riempirlo fino in fondo. Aspetto che si solidifichi e adesso posso rimuoverla dallo stampo. È venuta via subito. Wow, che bella! Meglio darla ad Ashley. Wow, è per me questa! Non vedo l'ora di provarla. Guarda quell'azione. Andiamo, Ashley, non scherzare! Ehi, è ancora tutta intera, è una penna straordinaria. Controllerò di nuovo. Eh sì, è a prova di Ashley. Che montagne russe emotive, brava! Grazie, voto massimo per tutti. Sei così bella. Ciao Luna, stai benissimo. Che situazione. È così fastidioso. Ora basta, con voi due è sempre la stessa storia. Wow, calmati. Ho un'idea. So io come parlare con Kevin senza infastidire Cheryl. Intanto coprirò il mio quaderno con questo nastro. Dovrebbe funzionare. Poi taglierò un quadrato da questa spugna, proprio così. E applicherò della colla sulla spugna. Non me ne servirà molta. Attaccherò la spugna su questa penna così e adesso scriverò un messaggio per Kevin. Ecco. Ehi, passa questo a Kevin. È per te, prendilo. Fighissimo, devo rispondere? Ancora con queste cose? Lo dico alla prof, professoressa! Prendo io quello. Fammi cancellare il messaggio. Non vedo l'ora che arrivi stasera. Dammelo! Prof! Guardi qui! Sì, Cheryl. Si stanno passando dei messaggi. Ma prima c'era.
Non farmi perdere tempo, Cheryl! Ma c'era un messaggio! L'ho visto! Oh no, il mio test! Sarò bocciata! No! Ci vediamo stasera? Non vedo l'ora. Allora devo proteggermi per bene con questa crema solare. Queste bolle bastano, è ora di giocare con la mia anguria. È così soffice, l'adoro! Aspetta un attimo, c'è un vaso vuoto proprio laggiù. Pianterò la mia piccola anguria direttamente nel terreno, fatto, devo solo aspettare che cresca. Sì, non c'è voluto molto. Ok, quest'idea è geniale, devo metterla in pratica. Va bene, anguria, è ora di far crescere un bell'albero. Dai, puoi farcela! Che diavolo sta facendo Sunny laggiù? Fa nulla? Anguria, perché non stai crescendo? Oh no, sembra davvero sconvolta. Devo fare qualcosa per tirarla su. Inizio stratificando questa argilla polimerica. E poi ho anche questa pallina di argilla rossa. Devo solo arrotolare il tutto. Adesso ho bisogno di questo strumento perché taglierò l'argilla. Devo stare attenta però, non voglio distruggerla. Ho fatto due bei tagli. Mi serve solo la fettina al centro. Adesso uso questo strumento perché devo tagliare il cerchio a metà. Ok, raccoglierà una fetta. Ora è il momento di fare un'altra fetta come una specie di torta. Sta venendo bene, ci siamo. Ora ho bisogno di ricoprire questo pezzo d'argilla. Va bene, ma a questa anguria mancano i semi. Aggiungerò delle piccole perline nere. Stanno benissimo. Ma non voglio solo semi, voglio un'anguria felice. Adesso ha una bella faccina, che carina. Sunny, ti ho fatto una cosa? Una piccola collana di anguria e gli orecchini abbinati. Sono così carini, li adoro, grazie. Prego, non volevo che fossi triste. Pianterò questa. Che cosa? Sunny, cosa? Non ha alcun senso. Oh mio Dio, wow! Che scarpe! Eh? Oh, ciao Mindy! Adoro le tue scarpe! Devi dirmi dove le hai trovate, ti prego! Lascia che ti aiuti! Wow! E quasi dimenticavo, aspetta, che ne pensi delle mie? Wow, sono adorabili! Oh, che invidia! Ah, sei troppo gentile! Si intonano alla camicia, vero? Giorno! Visto lo smalto, che schianto! Che c'è? Quelle sono le tue scarpe? Che orrore! Sono imbarazzanti! Non le metterei mai! Già, hai visto? A me piacciono, stanno bene col mio look! Se lo dici tu! Oh, cos'è stato? Ho calpestato qualcosa! Oh, era una matita! Non posso usarla, o forse sì, così imparano! Mi servono altre matite! Migliorerò le mie scarpe. Applico un po' di colla alle matite. La metto su questo lato e poi la incollo alla scarpa. Faccio lo stesso con le altre matite. Devo coprire così tutto il tacco. Uso matite più lunghe per la parte più alta del tacco ed ecco l'ultima. Wow, quanti colori! Cambiamo colore alla scarpa. Anche all'altra, naturalmente. A chi servono negozi di scarpe costosi? Non vedo l'ora di sfoggiarle! Ci siamo? Vado a fare shopping, vieni con me! Wow! Guarda che scarpe! Che ne dite adesso voi due? Niente male, eh? Chiudete la bocca, ci entrano i moscerini! Wow! Questo tè è così buono, lo adoro! Che diamine! Dovrei cominciare a fare qualcosa oggi. Ha appena lasciato la tazza sul tavolo? Non ha visto che sto pulendo? Aspetta, una macchia sul tavolo, no! Forse se sfrego abbastanza forte posso toglierla. Ha preso un'altra tazza e ha lasciato anche questa sul tavolo. E c'è un'altra macchia. Com'è buono, adoro questa tazza così carina. Sul serio? Le sta lasciando in giro per tutta casa. Aspetta ancora! Come può Sunny bere così tanto tè?
e lascia le sue tazze ovunque, su ogni superficie. Sono esausta, ho pulito senza sosta. Forse c'è rimasto qualcosa da bere? Aspetta, una fetta d'arancia, oh sì! La stenderò su un foglio di plastica e prenderò la mia pistola a caldo. Disegno un cerchio attorno alla fetta con la colla a caldo. Non deve essere perfetto, perché nemmeno il frutto lo è. Ma deve essere molto spesso. Solo ancora un po' per renderlo più spesso. Va bene, ora rendiamolo brillante e aggiungerò del glitter dorato. Non troppo, non voglio esagerare. È ora di aggiungere la resina epossidica, la verserò all'interno del cerchio. Devo assicurarmi di coprire anche l'arancia. E il bordo di colla che mantiene la resina epossidica deve essere in posizione. Ora che è pronto posso staccarlo dallo stampo, com'è carino. Adesso dipingerò i bordi con questa vernice dorata ed ecco qui. Il sottobicchiere è finalmente finito. Santo cielo, è così carino, si è rivelato meglio di quanto pensassi. Aspetta, assicurati di usare uno di questi sottobicchieri. Sì, l'ho fatto io. In questo modo i mobili saranno protetti. Ora che è fatto voglio fare uno spuntino. Aspetta un attimo, che diavolo? Da dove arrivano tutte queste tazze? Questi popcorn sono buonissimi. Non dimentichiamo le buone maniere. Grazie, Matthew. Prendi! Arriva! Ottimo tiro! Attenzione, cosa? Ehi, ti sta bene questo look? Oddio, quanto è divertente! Che succede? Ehi, sono un uccello! Mi piace, sei così tenero! Ragazzi, stiamo ancora facendo la challenge! Ups, me l'ero dimenticato! Stavolta abbiamo un adorabile pulcino! Nessun problema! Sono rimasti dei popcorn! Forse posso usare i chicchi! Li cospargo sulla carta! Ci aggiungo della colla! E una volta tolti i chicchi in eccesso, rimane il pulcino! Wow, bellissima idea! Userò questo lingotto d'oro! Lo tengo a portata di mano per le emergenze e lo grattugio sulla carta. Aspetta, hai un lingotto d'oro? Ma chi sei? Finito! Ho un pulcino d'oro. Guarda come brilla. Che carino che è! Tocca a te, Lily! Questo è difficile. Sono simili. Anche se uno è fatto di metallo prezioso e l'altro è piuttosto semplice. Sapete una cosa? Pareggio, ecco, congratulazioni! Yuhu! Mi sembra giusto. Ok, questo punto è perfetto. Sì? Gli alberi, la natura e tutto il resto. Diamoci da fare. Ci sto. Non so. Che cosa... Ehi, non guardare il mio. Come vuoi, bene. Mi metterò qua giù allora. Cosa posso dipingere? Lo so, è adorabile! Spero che David non l'abbia visto. L'ho visto io per prima. Che vinca il migliore pittore di volatili. Alcuni cerchi possono fare molto. Devo solo sapere dove aggiungere le linee. Bello, vero? Basta un po' di colore per farlo scoppiare. Il giallo è un colore così allegro, vero? È perfetto per un uccellino così allegro. E che ne dici di un po' di verde? Una tonalità così pacifica? Gli farò anche alcune piume blu. Farò prima i bordi. Così. Ci sta proprio bene, vero? Quasi fatto. Solo un paio di tocchi finali. Ed è così che si fa, gente. Un vero capolavoro. Non sei d'accordo? Sì, sono molto contento. Cos'è quello? Avevo solo bisogno di una mano. E ho capito che mi serviva una mano vera. Beh, una mano e alcuni punti e linee qui e lì. Riesci a vedere la faccia dell'animale? Non preoccuparti, tra poco si vedrà. Questi rami ci stanno benissimo. Ed ecco i suoi adorabili piedini. Un po' di verde? Penso che ci stia bene. Riesci a vedere l'uccello ora? Sono così creativa, vero? Beh, se proprio vuoi vederlo... Non male affatto. Oh!
Sono entrambi molto belli. Dovremmo chiedere all'insegnante? Sul serio? Spero che stia bene. Sembra che stia solo dormendo profondamente. Ehi! Oh, tutto fatto? Oh? Oh, ottimo lavoro! Ora datemi solo altri 5 minuti. Va bene, come vuole. La fata mi ha rubato tutti i compiti. Che cosa? È ancora a letto? Ma guarda che ore sono! Sono 7:30, ha dormito troppo! Tina, Tina tesoro, svegliati o farai tardi! Altri 5 minuti! Ok, a mali estremi! Tina, forza, alzati! La mamma spacca! Perché c'è tutto questo chiasso? Chi c'è? Buongiorno tesoro, è ora di svegliarsi! Cosa? Perché? Perché, tesoro, guarda che ore sono! Sono 7:30! Hai degli orari precisi, 7:00 devi alzarti, eh? Oh sì, gli orari, la scuola... Esatto, e ora sbrigati, devi vestirti! Ah, mamma, basta! So vestirmi da sola! Non sono una bambina! Oh, come sei carina! Come una principessina! Mi piace questo outfit, grazie mamma! Oddio, i tuoi capelli! Dobbiamo subito fare qualcosa! Aspetta! No, mamma, vai via con quella spazzola cattiva! Mi fa male alla testa! Ah, bene, dobbiamo fare qualcosa per quei capelli! Aspetta un secondo, forse posso fare qualcosa per domare i tuoi capelli! Ho un'idea! Mamma, torna subito! Ok, ho questi stampi per mollette e ora mettiamoci all'opera. Li riempio con delle caramelle e poi con della resina. Userò la resina epossidica trasparente in modo che i colori delle caramelle si vedano bene. Voglio essere sicura che le caramelle siano completamente ricoperte e che gli stampi siano riempiti fino al bordo con la resina. Ecco, questo è tutto. Devo solo aggiungere le mollette e lasciare asciugare. Sono pronti per uscire dagli stampi. Oh, come sono venute carine, tesoro. Guarda cosa ti metto tra i capelli. Fermagli con caramelle. Li hai fatti con le mie caramelle? Wow, bellissimi! Certo che sì! Tienile mentre ti pettino, così possiamo metterle subito, proviamole! Una su un lato e una sull'altro! Ecco! Sì, ho delle caramelle in testa, che bello, grazie mamma! Figurati, ti stanno benissimo! Oh no, dobbiamo andare a scuola! Forza, sbrighiamoci! Sono così eccitata per il corso di arte! Ok ragazzi, oggi voglio che disegnate un gatto! Guardate il suo bel visetto! Cominciate! Oh, sarà difficile! Ecco la sua coda. Wow, non è carino. Finito. Ho dovuto sbrigarmi, quindi non è venuto benissimo. Cosa? Incredibile! Mua, mua. Questo è il giorno peggiore di sempre. Da qui. Ah, per te questo ed altro. Ho un'idea. Potrebbe funzionare, sì. Se avvolgo l'elastico attorno alle penne e faccio lo stesso dall'altra parte, posso ricreare il gatto sul mio quaderno. Sta funzionando! Finché seguo le linee verrà una copia perfetta. Wow, come figo, è perfetto! Sono impressionata, Cheryl. Grazie, mi viene naturale. Una B. Meravigliosa come sempre, Luna. A più, continua così. Grazie! Oh no, sta ancora stampando! Shh, basta! Cosa? Non c'è niente da vedere qui! Odio le lezioni di arte! Annoiati, vero? Allora è il momento della prossima sfida! I personaggi di Poppy Playtime! Vincerò io! Perché userò la mia fidata pastella per pancake. Farò di nuovo arte con la mia pastella. Finito di fare il contorno col giallo, passo al rosso. Anche se la forma è molto semplice, devi delinearla. Bisogna farlo prima di riempire, altrimenti finirebbe ovunque la pastella. E questo non lo vogliamo. Invece di un bel disegno verrebbe fuori solo un gran pasticcio. Ora facciamo gli occhi. Comincerò facendo dei piccoli puntini. E ci aggiungerò dei puntini verdi sopra e sotto. Sta venendo benissimo, devo solo cuocerlo. È quasi come un vero pancake. Ci siamo, devo solo girarlo. Ci siamo quasi, fatto! Oh wow, adoro com'è venuto. Wow! E Betty invece? Oh! Non voglio dare la mancia al cameriere.
Che diavolo? Ehi, sveglia! Oh, cosa? Sono sveglia? Ehi, ha già finito! Vattene, maggiordomo, via, devo fare meglio di Liam! Ok, penna 3D, ci risiamo, facciamo un po' d'arte. Come al solito comincerò facendo il contorno di nero. Ecco gli occhi, devo solo riempirli. Ora posso aggiungere un po' di colore e cominciare a riempire anche il resto. Proprio in questo modo. Passo al viola e poi al rosa. Aggiungo un po' di rosso e poi un po' di bianco in cima. E il mio PG Pagapillar è fatto. Com'è carino! Ed ecco la mia opera d'arte, direi che ho chiaramente vinto. Non credo proprio, non è così figo, Banzo Bunny è il vincitore. Scelgo Liam. Proprio così, Betty, sono di nuovo io il vincitore. Oh, non sento il battito. Mi scusi, sono qui per l'intervento. Questo posto è inquietante, ma devo essere coraggiosa. Ok, procediamo. Quasi fatto, quasi. Fiu, uno dei miei lavori migliori. Ecco, guardati. Wow, ma sono spettacolari, grazie. Le adoro. Ok, facciamolo. Ci siamo esercitati tanto, ce la possiamo fare. Oh! Mi sa che è finita male. Mi hai fatta cadere. Mi si sono rotti tutti i jeans. Per noi e no, i prossimi. E grazie per l'opportunità. Guarda questa con i pantaloni bucati, mia sfigata. Andiamo su. Non ci posso credere, ci siamo impegnati così tanto! Ci deve essere un modo, accidenti! Una penna 3D! Può funzionare, no? Guarda, dammi i tuoi jeans e facciamo subito un disegno con la penna 3D. Farò delle linee fino al centro del buco in questo modo. E adesso dei cerchi concentrici, tutti intorno. Facciamo anche delle onde. Creerà l'effetto ragnatela. Ecco, finito. Adesso al posto del buco c'è un bel disegno. Ma sei un genio! Dai, possiamo ancora vincere, su! Ma non sono quelli con i pantaloni bucati? Beh, i buchi non ci sono più, potete andare. Questa volta andremo bene. E non sono caduta! Molto bene, ottimo lavoro, sì! 10 per tutti! Sapevo che avremmo vinto, grazie! Diamo una bella pulita! E questi? Aloni di bicchieri, ecco qui, tutto pulito! Ancora! Pensavo di averli già tolti! Almeno sono venuti subito via. Prossima stanza. Sullo specchio. Ma com'è possibile? Fammi togliere questi dalla sua faccia anche. Accidenti. Tu continua a dormire, tesoro. Oh, ma quanto ho pulito. Che cosa? Ancora aloni! Questa situazione è del tutto fuori controllo. Ah? E questa che cos'è? Ah, una penna 3D! Tanto vale provarla, giusto? Traccerò il contorno di un bicchiere così. E gli darò un po' di personalità. Cominciamo con occhi e bocca. Oh, ma guarda che bel faccino! Adesso usiamo la penna 3D. Per riempire il cerchio con del giallo. Fatto! Adesso il bianco. Riempiamo gli occhi e con il nero le pupille e la bocca. Non possiamo scordare la lingua. No, è venuta carinissima! Ma quel faccino è troppo carino! Mamma, che stai facendo? No!
Non mettere giù quel bicchiere! Vai, faccina, salva i mobili! D'ora in poi, usa questa, va bene? Sono stufa di dover pulire tutti i tuoi aloni sui mobili! E dovresti anche pulire camera tua, signorina! Lo ammetto, è un sottobicchiere carino. Oh, inizia la lezione! Oh, la lezione! Dov'è la mia sedia? Eccola qui, prof! Sì, beh, grazie. Devo mettervi i voti, allora. Dov'è la penna? Ecco qui, adesso può scrivere. Grazie! Questo strofinaccio non va per niente bene. Acciù! Ecco un po' d'acqua per pulire meglio la lavagna, prof. E non dimenticatevi di fare i compiti. Il telefono, no! Preso! Adesso è al sicuro. Oh, cara, grazie mille. Adesso me lo riprendo. Ma prof, il suo telefono è così scivoloso che potrebbe ricapitare, ma io posso aiutarla, ok? Le faccio vedere. Allora, userò la penna 3D per ricalcare tutta la custodia. Riempio tutto, da cima a fondo. Facciamo anche i lati così. Anche i bordi erano scivolosi. Fatto! Tutto coperto. Guardi, nuova custodia antiscivolo per lei. Oh, ma grazie infinite, accidenti! Oh, scusami, una chiamata. Oh, che schermo gigante! Oh. Sarà davvero fantastico! Ok, ci sono moltissimi cavi. Sì, decisamente un sacco di cavi. Ma perché così tanti? Ok. Credo che questo qui vada dietro, giusto? Questo va qui. E questi qui. Oh, che fatica. Adesso ci sono cavi dappertutto. Guarda che begli anelli ho fatto. Wow, ma che situazione ingarbugliata. Ci sono un sacco di cavi. Ehi, possiamo sistemarli con questa. Guarda, metterò il cavo qui e poi userò la penna 3D. Vedi? Rimane fermo. Ta-dam! Organizzato e colorato. E adesso posso collegarlo, dici? Oh mio Dio, grazie mille! È anche bellissimo da vedere, giusto? Vediamo se sta davvero dormendo. Oh, si è mossa! Devo solo prenderla e andarmene così. Ehi, guarda! Ho la sua trousse. No, non possiamo usarla, si arrabbierà. Sei una fifona. Saranno cavoli suoi, vabbè. Questo rossetto è favoloso. Oh mio Dio, le forbici. Beh, forse mi serve una spuntatina. Starò benissimo con la frangia. Devo solo fare un taglio bello dritto. Oh no, ma che cosa ho fatto? Ma che cosa c'è? Oh, wow! È un bel guaio questo! Ehi! La penna 3D! So io cosa fare! Devo solo disegnare questa forma qui e riempirla tutta! Proprio così! Fatto! Adesso la rigiro e metto una goccia qui, fissando le estremità insieme! Ecco fatto! Prossimo passaggio, dei puntini blu che aiuteranno la decorazione. Non troppi però. Ok, ho finito. Ta-dam!
Ti faccio vedere, ok? Vedi? La frangia adesso è in ordine. Wow! Grazie! Chi ha preso la mia trousse? È stata lei, non io. Forza, zaino, stai al passo con me. Ma perché ho fatto cadere tutte le mie cose? Ma che? Oddio, come fa quello zaino a fluttuare per aria? Bravo, zainetto, mi hai seguita perfettamente. Ora della merenda. Queste non mi piacciono tanto, no. Ma che cavolo! Forse questa mela mi sazierà? Ha un sapore piuttosto farinoso, no. Au, di nuovo! Ma che cavolo, sono seduta qui! Ho sete? Fantastico! Ho già bevuto tutta l'acqua. Preso al volo stavolta. Wow, che zaino fantastico il tuo! È sicuramente molto meglio del mio. Ti spiace? Possiamo fare un selfie insieme con lo zaino? Certo, facciamolo! Wow! Che zaino eccezionale a quella studentessa! Devo partecipare anch'io a queste foto e selfie! È uno zaino perfetto per la scuola, signorina! Ottimo! Non posso credere che stia avvenendo questo! Aspetta! La bottiglia di plastica mi ha dato un'idea! È ora di mettersi al lavoro con un po' di manualità! Ho preso una cerniera e la bottiglia di plastica. Avvolgo la cerniera intorno alla bottiglia così... Poi apro la cerniera e taglio la bottiglia. Tada! Ho fatto un piccolo astuccio con la bottiglietta. E adesso che l'ho dipinto d'argento posso anche aggiungere delle fiamme. È un razzo! Lo apro e infilo del cartoncino per dargli più stabilità. Ed è il momento di aggiungere penne e matite. Non possono mancare gli snack, le barrette andranno bene. Lo richiudo ed è finalmente pronto. È tempo di mostrare al mondo i miei razzi propulsori! Il mio zaino è ancora più figo così! E naturalmente posso fare merenda quando voglio. I miei razzi sanno fare perfettamente il loro dovere. Mi piace anche il... Wow! Scusa, devo andare! Ehi, posso vedere il tuo zaino? Sono razzi fiammeggianti, wow! Non è possibile, hai portato i dolci, è fantastico! Oddio, è più attenzione di quella che volevo, che fastidio! No, 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 basta con questa storia, fuori dai piedi! Ma che cavolo! A dopo, scuola! Non è possibile! Dov'è andata? Nello spazio! Wow, era proprio il miglior zaino che avessi mai visto! Beh, magari anche il mio può fare lo stesso! Zaino, lanciami nello spazio! Che pace e serenità quassù, è stupendo! È il gran giorno! Posso scatenarmi e divertirmi un botto! Che cosa mi metto? Vediamo, questo sembra carino, sì! Ottima scelta, meglio che mi prepari! Wow, come sto bene! Ma qui manca qualcosa, voglio farmi notare! Ho in mente l'accessorio perfetto! Proprio quello che volevo! Come sono emozionata! Wow, che bella! Con questo il mio outfit farà scintille, garantito! Voglio vedere come mi sta! Oddio, sono stupenda! Ora sono pronta! Aspetta! Oh, la tiara di Ashley era patetica! Mi sarei dispiaciuta per lei se non avessi riso così tanto! Non voglio più indossare questa roba! Non prendiamoci in giro, non sono una da feste! Penso che andrò a rannicchiarmi sul divano e a commiserarmi! Non uscirò mai più di casa! Che succede? Wow, vedo che sto perfezionando gli atterraggi! Oh, qualcosa non va, Ashley? Tutto ok? Non mi succedono mai cose belle. Ah! Che succede? Chi sei? E come hai fatto a entrare qui? Sono la tua fata madrina. Quale sarebbe il problema? Non è evidente. Volevo solo farmi bella per la festa. Tutto qui? Andrai al ballo? Volevo dire alla festa. Non conciata così, fa qualcosa! Scusa, è la nuova bacchetta, mi ci devo abituare. Non farlo più. E adesso? Tutto ok, dammi solo un momento. Magari se noi... Aspetta. È una bacchetta dall'aria strana, ma credo di saperla usare. Facciamo un makeover a questa tiara. Uso la penna 3D per ricalcare la tiara, la passo intorno alle gemme. Voglio creare una struttura. Amo questo colore. Ora lo cambio.
Quindi riempio le pietre preziose, proseguendo fino ai bordi. Non posso dimenticare le gemme più piccole. Ora posso rimuoverla con cura. Saluta la tua tiara rimessa a nuovo, lo so. È fantastica e sono fantastica, ecco qui. Oddio, mi sto emozionando. È la misura perfetta. Aspetta, che succede? Questa parte ti piacerà. Wow, è incredibile! Gli occhiali non vanno bene col vestito. Wow, guardami! Sono bellissima! Grazie mi... Ah? Dov'è finita? Non ho potuto dirti quanto questo significhi per me, ma ti ringrazio. Ora facciamo festa! Lala, ciao, benvenuti nella mia cucina! Sei una sirena fantastica, bambolina! Cos'è questo profumo? Mamma ha fatto i cupcake! Oh, come sono belli! Giù le mani! Abbiamo un problema tecnico. Ne voglio uno, te lo scordi. Ah, sei cattiva. Crede di essere tanto brava. Finisco la tua coda. Dove ero rimasta? Ah, la crema, sì. Diceva, signora cane? Me lo ripeta. Oh, mi sembra ottimo. E ora una deliziosa ricetta a base di pomodoro. Aspetta, non farlo, Ashley. Come va? Lei e il mio cane ama le passeggiate sulla spiaggia. Ashley? Oh, ciao mamma. Fuori di qui. Scusa, volevo diventare virale. Metto i miei cupcake qui sopra. È la nostra opportunità, sarà il delitto perfetto. Mamma non sospetta niente. Ehi, senti, sono una star dei social. Mettiamoci a cucinare, prendo questa ciotola. Ma dov'è finita? Oh, sarà qui da qualche parte. Dovevo immaginarlo. È così buono. Vedete con che cosa ho a che fare? Ehi, ridammela. Tu vieni con me. Ridammi la ciotola. Non so di che stai parlando. Hai della glassa sul naso. Oh, come ha fatto ad arrivarci? Sarà uno dei piccoli misteri della vita. Fine dello show, va tutto a rotoli. Magari posso sistemare. Dammi un momento. Mi dispiace molto, volevo solo intrattenervi. Sono una buona a nulla. Mamma, guarda un po'. Ti piace la sensazione? Oh, questo punto qui. Aspetta, fa un po' vedere. Ashley, che cosa hai fatto? Questa è la mia frusta! Cercavo solo di aiutarti. Oh, aspetta, fammi pensare. Ci sono! Cosa dovrei farci con questa? Aspetta, ci sono! Vi piacerà moltissimo. Prendo la plastica arrotolata, taglio le estremità, poi le avvolgo una attorno all'altra. E ora mi serve la penna 3D. La uso per fondere i pezzi insieme. Poi costruisco la frusta. Voglio creare un manico. Ho una frusta piccola e pratica. Non è meravigliosa? Sarà disponibile sul mio shop online. Hai uno shop? Comunque ecco la tua ciotola. Lei è la mia assistente. La frusta fa il suo dovere. Come si spegne questa roba? Fio, che giornata, devo rilassarmi adesso. Ah, è stato faticoso. Oh sì, che bella sensazione, mi ci voleva proprio. Grazie a Dio, finalmente a casa, che giornata infinita. Dove sono le chiavi di casa? Che ci fa questa cosa qui? No, non è questo. Nemmeno questo. No, per niente. Proprio no. Ma non ci credo, non ce le ho. Fatemi entrare. Mamma, voglio entrare. Adoro questa canzone. Cos'è questo rumore? Oh, sembra che qualcuno stia bussando alla porta. È inutile. Oh, aia. Ciao mamma. Eva tesoro, che succede? Aspetta, fammi alzare, scusa. Ho perso le chiavi. Oh, capisco, è frustrante. Vediamo se riusciamo a trovarle. Forse mi sono cadute mentre mi mettevo le scarpe stamattina. Forse ti sono cadute nel water come è già successo. Do un'occhiata sotto al letto, ci finisce sempre un sacco di roba. Beh, forse in cucina da qualche parte. Potrebbero essere negli armadi, forse. O quassù. No. Non sono le mie chiavi, è della buonissima cioccolata. Gnam. Sicuramente è buonissima. Nemmeno qui. Cos'è questo rumore? Ehi, mamma, vuoi un po' di cioccolata? Ah no, tesoro, è tutto ok. Ehi, aspetta un secondo. Le chiavi di casa erano appese al tuo zaino. Eva? Oh wow, le hai trovate! Eccole, come premio ti meriti della cioccolata. Oh beh, grazie. Mi è venuta un'idea.
A questo pezzo di cioccolato ci metto un gancio e ora lo intingo nella resina epossidica e ci ho fatto un bel portachiavi. Così non le perderà più. Eva, guarda cosa ho per te. Wow, mi hai fatto un portachiavi di cioccolata! Lo adoro, ma non tanto quanto mi piace la cioccolata che posso mangiare. Beh, prego. E vai, e ora torno a cucinare con la musica. Guarda, bambolina, wow! Guarda quella collana, è splendida! Aspetta, quanto costa? $900! È uno scherzo, vero? Oh, la mia testa, piovono riviste! Non riuscirò mai a permettermela, non è giusto! Che posso comprare con $10? È ora di toglierti dai guai! Spero che il costume funzioni! Chi sei? Non è importante! Per caso questa è tua? Sì, guarda questa collana, su di me sarebbe favolosa, ma è troppo costosa. Aspetta, ti devo far vedere una cosa. Wow, davvero non ho parole! Hai un sacco di plastilina! E cioè la porti tutto il giorno in giro con te? Perché è una cosa un po' strana. Non giudicarmi, cerco solo di aiutare. Ok. Potremmo usarla per creare la collana. Oh, mi piacerebbe! Voglio questo qui. Il blu è il mio preferito. Troppo gentile, ma ha un prezzo. Spero che questo basti. Se paghi in contanti, meglio. Controllo che non sia falsa. Devo mettermi al lavoro. Formo un disco con la plastilina. Ho ricavato il tubo dalla metà di una siringa. Lo uso per rimuovere due cerchietti dal disco. Sembra che vada bene. Arrotolo due pezzi di argilla bianca e li colloco nei buchi. Adesso uso un goniometro per tagliare il disco a metà. E ora mi serve un bicchiere. Rimuovo una sezione dalla plastilina, la metto da parte e appiccico la plastilina nera. Poi attacco anche l'altro pezzo, lo modello per farlo sembrare una bocca. Lo arrotolo piano per eliminare la giuntura, così dovrebbe andare. Lo taglio con un righello di metallo, verranno dei dischi sottili, ma devo fare attenzione a non schiacciarli. Credo che possa bastare. Mi ricorda proprio qualcuno. Ora la trasformo in una collana. Ho preso un gancetto, lo inserisco nella plastilina, aggiungo altri dischetti fino a ottenere una collana di blu. Ho aggiunto una catenella a ogni estremità, guarda qui, come ti sembra? Wow! È stupenda! Il mio lavoro è concluso. Ciao, misterioso sconosciuto! Che persona gentile! Hai bisogno di gioielli, bambolina. Tranquilla, ci penso io. Ho un po' di plastilina avanzata. Wow, che chic, siamo abbinate! Su, andiamo a sfoggiare i nostri... Bene, non c'è nessuno in giro, è ora di uno spuntino veloce. Wow, caramelle, le voglio! Certo, le hanno prese tutte e io non ne ho più. Ne avevo così tanto bisogno. Oh, della gomma, non vedo l'ora. Quella è gomma? No, aspetta, è mia! Ma perché continua a succedere? Che strazio! Ok, comportati in modo naturale, nessuno sta guardando, sarò veloce. Sento odore di patatine. Devo averle. Oh? Devo solo fare molto piano. Non sarà niente. Vai, vai, vai! Ma che... Torna qui! Oh? Ma è vuoto! Oh. Aspetta, penso di avere un'idea. Comincerò tagliando il tubo a metà. Poi lo coprirò con della bella carta. Mi piace! Lo riempirò a metà con le mie caramelle preferite. E poi inserirò il coperchio di plastica. Metterò le mie matite sopra. E sembra un astuccio. Ma dentro c'è un gustoso segreto. È la mia occasione. Se tiro sulla carta posso avere le mie caramelle. E nessuno se ne accorgerà. Oh, sono solo matite. Pensavo avessi delle caramelle. Ci è mancato poco. Ma ha funzionato. Svendita d'arte, comprate un quadro solo oggi. Accidenti, no, grazie. Oh, tutti mi dicono di no. Ah, uno sconosciuto! Ah, aiuto! Calmati, che succede qui? Nessuno vuole comprare la mia opera d'arte. Nonno, ma che stai facendo lì? E che pensi di fare con quella spazzatura? Non ti fidi di me? Allora osserva. Metterò questo coperchio su un foglio di carta. Adesso un tocco di bomboletta spray. Voglio coprire tutto. Non avere paura di verniciare il coperchio.
Adesso aggiungi un po' di vernice bianca qui nell'angolo. Devo riempire questo spazio. E adesso usiamo un sacchetto di plastica. Tampono il bianco con questo sacchetto. Ecco qui. Adesso lo macchierò con dell'altra vernice. Ed è ora di togliere il coperchio. Ecco qui, fatto. Ta-da! Nonno, è stupendo! Non riesco a credere a quanto sia stato facile! Tieni, puoi averlo. Voglio quel dipinto, prendi i miei soldi! Ah, questo è complicato, avrei dovuto studiare davvero. Psst, Madison! Ciao! Ciao, David! Oh, santo cielo, ci siamo! Questi sono per te. Sei così romantico. Voglio passare il resto della vita con te. Sono così felice. Ehi, piccoletto! Hai i miei baffi! Ciu-ciu! La vita è perfetta. Ehi, yuhu, ci sei? Posso prendere questa penna in prestito? Oh, certo, giusto. Tieni. Aspetta. Non posso dare a David una penna masticata, devo trovarne un'altra. Oh, devo smettere di mangiare le penne. Ciao, David. Ehi, Emma. Puoi avere la mia di penna. Aspetta un attimo, ok? Non ci credo, che sta facendo, Emma? Devo essere veloce. Così va bene? Non ci metto molto. Devo avere una penna da qualche parte. Non c'è. Oh, forse posso usare questo smalto. Penso che potrebbe funzionare. Inizierò smontando una penna. Poi taglierò la punta. Metterò della colla all'estremità della punta e adesso mi serve lo smalto. Metterò la punta nella bottiglia e ci metterò della colla. Aspetterò che si asciughi e poi avrò una nuova penna. Dovrebbe funzionare. Adesso è una penna glitterata. Oh, com'è stravagante! Posso rimettere il tappo della bottiglia. È sicuramente meglio di una penna noiosa. Ecco a te. Caspita, ci siamo toccati! Ora posso fare il test. Questo è il giorno più bello di sempre! È una buona penna, grazie! Sì, ha funzionato! Sei così carino! E intendo la tua scrittura è carina. Sì, siamo arrivate in classe in perfetto orario! Ehi, voi due, basta parlare, ora della verifica! Giusto, la verifica. Meno male che siamo preparate. Certo, e anch'io ho il bigliettino con le risposte. Supereremo di sicuro questa prova. Ehi, perché quei sorrisini voi due? Avete un'aria sospetta. Scansione attivata in cerca di imbrogli. Ah, come pensavo, hanno i bigliettini. Ehi, pensavate di potermi fregare e di cavarvela così? Un'intera pila di bigliettini alla luce del sole? Davvero? Pensavate di potervela cavare? E farla franca? Ma io vi ho beccato! Ehi, tu! Di là! Ti ho visto, sai? Che cos'hai in questo bicchiere? Un caffè freddo? Aspetta un attimo! Che cosa stai nascondendo qui sotto? È una scrittura davvero minuscola e che è notevole! Ma è pur sempre copiare! Mi spiace, non riuscirai a farla franca! No! Non voglio essere bocciata! Aspetta! Mi è venuta un'idea! Dimenticavo che ho messo bigliettini anche tra le dita! Oh no! Che posso fare? Ehi, che cosa ho sotto la scarpa? Una gomma! Aspetta un attimo! Posso appiccicare un bigliettino sulla suola della scarpa! Ecco qui, carino e sicuro! E adesso ho tutte le risposte che mi servono! Che diavolo succede? Oh, niente, io mi sto soffiando solo un po' d'aria e lei fa yoga. Ok, sembra tutto a posto. Buon lavoro! E così supereremo la verifica. Meglio prepararsi per la prossima challenge. Sembra un buon momento. Stacy, questa è per te.
Spero ti piaccia. Sul serio? No, non posso. Un regalo per me. No, è per Stacy. Davvero? Chissà cos'è. Wow, guarda qua. Cosa? È solo uno stupido unicorno. Non capirò mai le donne. Oh, è da parte del ragazzo che mi piace. Quanto è carino. Lo custodirò per sempre. Mi è venuta un'idea per il prossimo round. Un unicorno. Stai scherzando? E va bene, facciamolo. No, non sta andando bene. Com'è morbido. C'è qualcos'altro nella scatola. Sono caramelle. Perché sento l'odore? Buone. Ah, che succede? Aspetta un secondo, penso di aver capito. È ora di disegnare. Disegnerò il contorno dell'unicorno su carta millimetrata, poi disegno il contorno, fidati, verrà bene. Poi aggiungo qualche dettaglio. Questa è la criniera. E ora riempio il contorno, così spicca. E ora coloro. Verrà molto bello. Devo solo assicurarmi di rimanere nelle linee. Farò il corno multicolore. Ottimo! Aggiungo gli ultimi ritocchi. Tutto fatto! Lily, ho finito! Il tempo sta finendo! Cosa? Come? Cosa faccio? Vediamo un po'. Ta-da! Almeno ci hai provato. Brava, Stacy, sembra grandioso. Meno dico, meglio è, Matthew. Vince Stacy, non c'è competizione. Sì, lo so. Lo sapevo!